Pronti a dare il via ad una nuova puntata di Spunti e Spuntini. La nostra ora insieme di oggi prevede come sempre l'appuntamento con i tre libri della settimana, la nostra rubrica dedicata alle nuove uscite in libreria. Parleremo anche di iniziative del weekend, quindi restate con noi fino alla fine. E invece adesso cominciamo occupandoci di arte, di un'iniziativa che è Arte per l'Ucraina, che ha coinvolto il Circolo Artistico di Arezzo insieme a tante parti del mondo associativo, dei club service, l'ufficio scolastico regionale in primis. Per parlare di tutto questo siamo collegati con Antonella Gallorini della segreteria di presidenza del Circolo Artistico di Arezzo. Benvenuta. Salve, vi ringrazio, ringrazio voi, è un piacere. Allora, Antonella, noi facciamo una piccola anteprima perché proprio domani darete poi l'annuncio del ricavato di questa iniziativa che si è svolta lo scorso aprile. Ecco, innanzitutto ci spieghi come è nata l'idea di raccogliere fondi a favore dell'Ucraina attraverso l'arte. E chiaramente tutti i soci ci facevano pressione su una raccolta fondi, facciamo qualcosa come circolo artistico, e all'interno del circolo ha la sede un'associazione di artisti, pittori, scultori, prevalentemente sono loro, e insieme a loro abbiamo deciso di fare qualcosa. Appunto, il circolo artistico promuove l'arte in tutte le sue forme, allora abbiamo detto Arte per l'Ucraina. Questo gruppo di artisti si è messo a disposizione e ci ha donato gentilissimamente tantissime opere. Ognuno di loro ha dato una o più opere da mettere in vendita. Poi la cosa si è allargata anche oltre gli artisti di questo gruppo, che è l'artefice, e è andata oltre e abbiamo contattato anche gallerie di arte e artisti anche in privato, artisti che magari nel tempo hanno fatto le mostre lì al circolo. E c'è stata veramente una grande risposta. Avevamo 68 opere in tutto, tra quadri, opere in cartapesta, in ceramica, in pietra, di vario tipo, ecco, quindi in arte in generale. Dal 14 appunto di aprile sono state messe in vendita. Il 14 stesso, quando abbiamo promosso l'evento, abbiamo cominciato la vendita con una specie di asta, ecco. E poi la vendita è continuata, è andata avanti fino a un paio di settimane fa. Sono state vendute praticamente tutte le opere rimaste, le ha acquistate in blocco il Circolo Artistico. Ecco, un'iniziativa appunto per l'Ucraina, ma legata fortemente al mondo della scuola. Infatti dicevo, sì, prima, ecco, l'ufficio scolastico regionale è stato partner di questa iniziativa. Ecco, e anche il ricavato che presenterete domani avrà, ecco, una destinazione, come dire, legata alle scuole. Sicuramente, infatti inizialmente ci siamo domandati il ricavato a chi poi lo destiniamo, e appunto abbiamo deciso che ci sarebbe piaciuto appunto intervenire nei riguardi dei ragazzi, che bambini e ragazzi che sono arrivati nel territorio aretino, Arezzo e tutta la provincia. Quindi con il provveditore, il dottor Curtolo, abbiamo deciso di destinare appunto questa raccolta come contributo per mediatori linguistici, perché c'è appunto il problema che questi ragazzi arrivano in Italia e uno scoglio grosso è la lingua. E nella scuola
ci sono interpreti, però non è possibile coprire proprio l'arco di tutta la mattina scolastica, ecco. E quindi come contributo per avere più ore, la possibilità di più ore di mediatori linguistici. Il provveditorato ha identificato 4 aree in tutta la provincia di Arezzo. Abbiamo accorpato in base ai numeri di ragazzi che sono entrati nella scuola primaria e scuola media, perché poi ora la scuola sta finendo e quindi la scuola primaria e la scuola media continueranno anche con campi solari e attività Certo. extrascolastiche, Ecco, quindi diciamo in extra-orario scolastico. questo modo, con questa iniziativa, creerete un ponte con le famiglie, Esatto. soprattutto i minori che sono arrivati nel nostro territorio. Tra l'altro, anche noi qui con la nostra trasmissione stiamo cercando di intercettare qualche storia con grande sensibilità, perché ovviamente queste famiglie devono ambientarsi, devono anche riuscire poi a inserire in maniera più serena possibile. Stiamo cercando appunto di provare a raccontarvi alcune di queste storie, forse nelle prossime puntate lo faremo. Ecco, allora, prima di salutarci, Antonella Gallorini, come dicevamo, una piccola anteprima quindi di quanto sarà il ricavato dell'evento, se vuole dare l'appuntamento, ecco, dell'evento di Sì, giovedì al Circolo allora Artistico di Arezzo. domani alle 17:30 saranno presenti anche alcune famiglie che porteranno le loro testimonianze. Il ricavato è poco meno di 5.000 euro, intorno ai 5.000 euro, che verrà suddiviso appunto in 4 aree della provincia, di tutta la provincia di Arezzo: Arezzo Valdichiana, Valdarno, Valtiberina e Casentino. Ringrazio anche i partner, diciamo, dell'evento, l'Associazione L'Artefice che ha donato tutte le opere, Innerwil Arezzo Toscana Europea, il Club Service, che ha contribuito con una cifra importante, il curatore della parte artistica, il dottor Sensi, e Marco Botti, che ha curato la comunicazione per l'evento. Bene, allora noi diamo questo appuntamento per domani al Circolo Artistico. Ringraziamo Antonella Gallorini per averci spiegato questa bella iniziativa. Grazie per essere stata con noi, Antonella. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, buongiorno, buona giornata. Allora, noi ci prendiamo qualche istante di pausa e torniamo tra pochissimo. Rimanete insieme a Spunti e Spuntini.